Ciao fottuti nostalgici, come già sapete le mie incursioni nell'antropologia della non arte assomigliano un po' alle spedizioni archeologiche di Indiana Pips, giusto per rimanere in tema, con recuperi di chicche che nemmeno io conoscevo l'esistenza, quindi sempre alla ricerca di nuovi fumetti da scoprire. Ma prima di sfamare il vostro voyeurismo mostrandovi i pezzi più interessanti che ho trovato questa volta, vorrei parlarvi del canale della soffitta di Pippo, della nuova soffitta di Pippo. Come vi avevo accennato tempo fa, ci sarebbero stati dei cambiamenti sul canale. Sempre alla ricerca di sperimentazioni e modi nuovi per condividere questa mia grande passione per il fumetto, pensando e ripensando, sono arrivato ad una conclusione. Qual è il modo migliore per conoscere un fumetto? Naturalmente è leggerlo. Quindi perché non concepire il canale come se fosse una sorta di Netflix, diciamo replay per non essere presuntuosi, come se fosse una sorta di replay del fumetto, cioè con i fumetti concepiti come se fossero delle serie TV, ogni volta pubblicando una puntata diversa, cercando sempre, sperimentando, provando e riprovando. Bisogna provare, 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 riprovare, provare, provare e poi ci si riesce bene. La maniera per rendere la lettura quanto più fruibile possibile, quasi come se fossero dei motion comics, e piano piano, piano piano, piano piano, provando e riprovando appunto, ci sto arrivando. I risultati sono già sotto i vostri occhi, è tutto work in progress, quindi vi invito a iscrivervi sul canale e anche dare un'occhiata a questi fumetti, a queste playlist, perché c'è tanto, tantissimo da leggere e da scoprire. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ma passiamo adesso a questi vintagissimi recuperi che spero vi stupiranno come hanno stupito me quando li ho trovati. Allora, cominciamo subito dalle cose belle, bellissime, straordinarie. Volume di Gordon, un albo dei Fratelli Spada degli anni 70. Guardate che faccio così, non so se si vede la copertina meravigliosa, ma non solo la copertina, gli interni, guardate la bellezza di questi albi. Che ve lo dico a fare, c'è roba che dovrebbe stare al Louvre sicuramente. Parliamo della perfezione estetica. Grande recupero, di questi ne ho altri pezzi e ne recupererò sempre di nuovi perché amo questi fumetti. Passiamo ora a qualcosa di cui ignoravo totalmente l'esistenza. Ecco qua, voi direte, ma è Tarzan? No, non è un fumetto. Questo, cari soffittari, è un fotoromanzo. È il fotoromanzo di Tarzan. C'è cose di cui ignoravo completamente l'esistenza e mi piacerebbe mostrarvelo prossimamente anche questo in un video fumetto. Quindi rimanete sintonizzati. E rimanendo sempre in tema serie TV, questa volta però parliamo di un fumetto vero e proprio, il fumetto di Rin Tin Tin, di cui non conoscevo l'esistenza. Sembra un'edizione della Cinizio, siamo sempre nei primi anni 70, erano proprio nei 60, costava all'epoca 250 lire. Rin Tin Tin, i disegni sono belli, sì, è davvero, davvero particolare, un po' in stile western. E avendo recuperato Rin Tin Tin, non potevo non recuperare anche da Zanna Bianca. Questo è un po' più recente, no, nemmeno tanto, siamo sempre dei primi anni 70, costava 300 lire. Le avventure di Zanna Bianca. L'albo assomiglia un po' ai classici albi della casa editrice Universo, però è un'altra casa editrice. All'interno, udite, sì, del 76, perché dentro c'è il poster, non so cosa c'entri. Il poster
il poster della Roma del 1976. I disegni sono alternati a colori e bianco e nero, non sono per niente male, ma assomiglia veramente a qualcosa che ho già visto su Intrepido e il Monello. Mi documenterò meglio e ve lo farò leggere e vedere anche questo. Passiamo adesso ad un albo che ha subito attirato la mia attenzione, sono gli albi della Williams, la raccolta di Phobos, ed è praticamente una pubblicazione mista di fumetti della DC. Infatti dentro ci sono anche storie di Batman, ci sono anche storie di Batman, di Flash, storie un po' creepy, c'è Lanterna Verde. Un albo bellissimo, preso soprattutto per la copertina. Meraviglioso, ragazzi. Due recuperi che vanno ad arricchire la mia già ampia collezione di fumetti bianconi, Geppo e Trottolino. Questo Geppo è questo qua è del 1973 e questo Trottolino è del 1970. Sono due chicche bellissime perché, come sapete già, l'avete già visto in tanti video, io amo alla follia i personaggi pubblicati dalla Bianconi, edizioni Metro Bianconi, soprattutto Braccio di Ferro, Geppo e Nonna Velarda. Infine, tra i miei recuperi non poteva mancare un po' di trash con questo mi mancava, era l'unico che mi mancava, e il penultimo, anzi l'ultimo direi, albo Bonellide di Dick Drago, perché poi ne uscirà uno gigante e poi diventerà Dick Demon, poi se sappiamo morirà totalmente dopo il numero zero. Questo mi mancava, il cristallo del terrore, Dick Drago. Ho beccato proprio l'immagine di Dick Drago mentre c'ha la sua luccicanza. Testi di Mandelli, disegni del nostro grande Augusto Pizzoli, che ogni tanto si divertiva a disegnare persone che bevono a canna. Grande Dick Drago, è sempre un piacere trash nel leggerlo. Ultimissimo, Blackjack, diciamo che rientra e non rientra nei fumetti trash, perché comunque a me piaceva moltissimo, e le storie scritte da Renzo Barbieri e disegnate da Massimo Pesce, cioè quindi parliamo di autori bravissimi, a me piaceva tantissimo. Mi piacevano anche le copertine meravigliose di Marco Firino, citazioniste al massimo, come vedete, questo qua riprende un album dei Black Sabbath. Mi piacevano tanto. Dietro c'è la pubblicità di Creatura di Sangue. Qui colgo l'occasione per anticiparvi un'altra piccola chicca della soffitta di Pippo. Creatura di Sangue, di cui vi ho già parlato in un video dedicato a un grande disegnatore scomparso purtroppo troppo presto, e la ristampa negli anni 90, che ho fatto negli anni 90, di un album intitolato Orrore Maya, di cui, ve lo anticipo già, troverete il video fumetto a puntate prossimamente sulla soffitta di Pippo. Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti e rimanete sintonizzati attivando la campanella. Ragazzi, mi aspetto un bel like da questo video e tanti commenti, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao!